a quante emozioni sta regalando questo inizio anno per il turnover di uomini e donne. Qualche assaggio lo aveva dato, volente o nolente, già a luglio in occasione di Temptation Island, colpa di Ida Platano e Riccardo Guarneri. La coppia, nata nel salotto del dating show di Maria De Filippi nei mesi scorsi, ha una stabilità quasi inferiore a quella di un elefante appeso a un filo. I mesi di relazione fin qui trascorsi, infatti, ha regalato solo litigi, lacrime e tanto trash buono per i meme sulle pagine social del momento. D'amore e di gesti affettuosi, a dirla tutta, se ne sono visti davvero ben pochi. E le cose non sembrano prendere piega migliore. Anzi, il destino di Ida e Riccardo sembra segnato. Si è in attesa che l'autobus chiamato Amore arrivi al capolinea e ponga fine a una storia nata male, e che sembra prossima a finire peggio. Punto oggi la svolta? Durante l'ultima puntata del turnover di Uomini e Donne è toccato a Maria De Filippi far da vigile e cercare di mantenere gli animi calmi. A quanto pare dietro le quinte Ida e Riccardo hanno ribadito i problemi che continuano a minare la loro relazione. Quem Mari ha spiegato che Riccardo si è recato a Brescia, dove è rimasto da Ida per qualche giorno. Lui è poi tornato a Taranto per poi recarsi dalla fidanzata il giorno dopo, ma la Platano ha notato in lui freddezza. A far chiarezza in merito, allora è stata la stessa Ida. Punto nel salotto di Uomini e Donne, infatti, la Platano ha spiegato che con Riccardo fanno ormai a giorni alterni. Sicuramente in una settimana non mi può tornare la fiducia in lui. Adesso non riesco più a capire chi è Riccardo. Guarneri, dal canto suo, non muta di una virgola la versione della Platano e sottolinea come ormai la storia tra di loro è molto complicata. Esasperata, Ida è scoppiata in lacrime. Riccardo continua a non riuscire a darle la sicurezza di cui ha bisogno. Fiducia, il trasferimento a Brescia, che appare sempre più lontano, e l'assenza di comunicazione. E a mettere il dito nella piaga è stata Tina Cipollari. Punto l'opinionista del turnover di Uomini e Donne non ha usato mezzi termini per identificare Riccardo come una persona inaffidabile, e non è ottima per stare al fianco di Ida. Lui non cambia, ha bisogno di un'altra donna. Tu sei troppo profonda, sincera, umana e troppo innamorata. Lui, invece, cerca la donna facile. Parole durissime quelle pronunciate dalla Cipollari alle quali Riccardo ha preferito non rispondere. E intanto la coppia potrà conoscere nuove persone. E tra i due, potrebbe presto inserirsi Barbara De Santis.